Dice l'Apostolo Giovanni, venne nel mondo la luce che illumina ogni uomo. Venne tra noi la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolta. Com'è attuale questa citazione evangelica? Se vi sarà pace nell'anima, vi sarà bellezza nella persona. Se vi sarà bellezza nella persona, vi sarà armonia nella casa. Se vi sarà armonia nella casa, vi sarà ordine e pace nel mondo. Non lasciamo che ci rubino i sogni. E Gesù, anche oggi, è il nostro sogno che diventa realtà. Buon Natale. Sai, quando Dio ha creato il mondo, ha detto all'uomo: vedi questa terra, i suoi frutti, l'acqua e l'aria. Condividi questa ricchezza con tutti e non distruggerla. Ha messo nelle nostre mani, hai capito? Nelle nostre mani, nelle mani di tutti, la responsabilità della storia umana. Per ottenere ciò è necessario guidare il nostro cuore alla pace. E poi anche la scienza e la tecnologia, se ben usate, possono contribuire al progresso e al giusto benessere per tutti. Non dobbiamo aver paura del futuro. Dobbiamo fare della terra un giardino che ci dia ciò che cerchiamo, pane e pace. L'uomo dominò sull'uomo. I deboli dovettero servire i forti. E la libertà scomparve nel mondo. E gli egiziani. A che punto è la costruzione della nuova città? I lavori stanno procedendo regolarmente, gran faraone. E alla scadenza tu potrai entrare e dimorare. Guardami negli occhi e dimmi se tu sei mia madre e io tuo figlio. E l'amore non riesce a soffocare la verità. Le mie labbra possono tacere, ma il mio cuore e i miei occhi parlano. Sì, io sono tua madre. Io ti ho dato la vita. Il faraone d'Egitto. Questo un giorno sarà tutto tuo. Imparerai da me come governare affinché la tua fama raggiunga i confini del mondo. Questo è il primo comando per la vita. Il secondo è simile al primo. Ama il prossimo tuo come te stesso. Fa questo e avrai la vita eterna. Non sono istruita. Mi occupo solo delle cose di casa e... Tu nella vita di ogni giorno hai sempre trovato il tempo per pregare e ascoltare il Signore che ti parlava. Hai cercato di mettere in pratica la sua parola. Per questo il Signore ti ha scelto, per la tua disponibilità e umiltà. Sai, Giuseppe, non aver paura di sposare Maria, perché il bambino che lei aspetta è frutto dell'amore di Dio. Lo chiamerai Gesù e sarà il Salvatore di tutti gli uomini. Una notizia meravigliosa. Dio ti ha benedetta, come pure il bambino che avrai.
Beata te che hai avuto fiducia nel Signore e creduto alla sua parola. Ancora un ultimo sforzo e saremo arrivati. Lì ci sarà senz'altro un posto, anche per noi. Ormai la notte scendeva e in Maria e in Giuseppe la speranza sembrava svanire quando... Maria, guarda, una capanna. Ci fermeremo là, nonostante il freddo. Pace in terra agli uomini che egli ama. E i pastori credettero a ciò che videro e sentirono, e fiduciosi andarono. Giunsero a Gerusalemme e domandarono ai viandanti del bambino nato, ma non ottennero risposta. Salute a voi magi, signori venuti dall'Oriente. Salute a te, grande re Erode. Qual è il motivo per cui ci hai voluto incontrare, amore? Ma dove è nato? A Betlemme. A Betlemme? Ma Betlemme è un piccolo borgo di poveri pastori. Non può essere. In ogni caso, avvertitemi se troverete il nuovo re, perché anch'io possa andare ad onorarlo. Ricevute queste istruzioni da... Essa stava sopra il luogo dove si trovava il bambino. E gli offrirono in dono oro, con cui lo riconoscevano re e signore dell'universo. Incenso, con cui lo riconoscevano Dio e lo adoravano. Sarebbe morto in croce. Viveva in quella città un uomo chiamato Simeone, uomo retto e pieno di fede in Dio. Lo Spirito Santo, che era con lui, gli aveva rivelato che non sarebbe morto prima di aver visto il Messia. Simeone, mosso dallo Spirito, incontrò Maria, Giuseppe e il bambino e, presolo tra le braccia, ringraziò Dio.
anni più tardi, dopo aver ricevuto il battesimo da Giovanni, figlio di Zaccaria, Gesù inizia la sua vita pubblica, annunciando il suo messaggio d'amore, giustizia e pace per tutti gli uomini. Apriamo il nostro cuore per accogliere il suo programma e muovere con lui i nostri passi. Beati voi che seminate la speranza. Beati voi che sapete comprendere e perdonare. Beati voi che sapete gioire e soffrire con il fratello. Beati voi che lavorate con amore e intelligenza la terra e la rispettate, e voi che date il giusto salario. Beati voi che amate e praticate la giustizia, e beati voi che nella semplicità e spontaneità sapete donare un sorriso a chi è triste, tendere una mano per alzare chi è caduto, farvi amico chi è solo. Beati voi che lottate per far vivere la vita e la dignità di ogni uomo. Beati voi che costruite la pace e nel mio nome date la vita per essa. Beati voi che fate tutto questo, perché grande sarà la vostra ricompensa. Thank you.